il nostro sindaco, che al di là di tutto è il cittadino lo padriello e poi il sindaco. Come voi ben sapete, ieri la magistratura ha liberato tutti tranne il nostro sindaco. Noi, fermo restando il sacro rispetto che si ha verso gli organi inquirenti, noi vogliamo dire al nostro sindaco che siamo vicini a lui, che la città è vicina a lui, che la città ringrazia il sindaco Lo Padriello per quest'atto di coraggio che ha avuto. Lui, se si fosse dimesso da sindaco, i cittadini questo lo devono sapere, il cittadino Lo Padriello sarebbe stato rimesso in libertà. Lui ha scelto la strada della detenzione perché è forte della sua innocenza, ha deciso di stare lì perché altrimenti avrebbe regalato alla nostra città un anno di commissario, un anno e qualche cosa di commissariamento. Noi gli diciamo grazie, la città ringrazia il sindaco Lo Padriello. Qua in questo momento sono seduti con me tutti coloro che hanno dato il contributo a vincere queste amministrazioni. Questa amministrazione, questo lo dico ai nostri avversari, lo dico alla città, può piacere o non può piacere, può aver amministrato bene o male. Quando si amministra si può anche sbagliare, ma sull'onestà e sulla trasparenza di questa amministrazione io non ho dubbi, perché in giunta ci sono stato anche io ero e sono vice sindaco di questa città, e a questa amministrazione non è stato contestato nessun atto illegittimo. Noi, quando ci siamo trovati di fronte ad atti, a gare che potevano dare adito a dubbio, la Giunta subito ha annullato quelle gare là. Non si può parlare di sistema policoro per poche migliaia di euro. Non c'è. Io non credo a questo sistema, penso che anche la città non crede a questo sistema, per cui diciamo grazie al sindaco Lo Padriello per questo grande atto di coraggio, e con la speranza che la magistratura faccia velocemente e dia la possibilità al cittadino Lo Padriello di difendersi nelle sedi istituzionali giuste, perché noi alla magistratura diciamo abbiamo grandissimo rispetto di loro, ma loro devono anche avere rispetto di chi viene eletto, di chi per passione, per volontariato amministra queste città. Grazie.